Imperial Europe, Carla Delfino, e questo è un progetto che devo dire mi è piaciuto Grazie, tantissimo. grazie. E credo che ora che l'ascolterete piacerà davvero a tutte le donne. E non solo alle donne, però, sia ben chiaro, perché ci sono anche tanti uomini che grandi e grossi Immagino fuggono. che lei faccia riferimento alla musofobia, che è Esatto. una fobia Noi stiamo clinica. parlando, esatto, dei topi. Allora, ascoltiamo, Carla Delfino che ci racconta Allora, di che cosa stiamo questo parlando. piccolo prodottino qui ha richiesto 3 anni di lavoro indefesso e di ricerca in tutte le parti del mondo, perché noi abbiamo unito la tradizione e l'innovazione. Abbiamo visto che per una serie di motivi, fra cui anche le normative europee che bandiranno fra poco tutti i pesticidi più tossici e inquinanti, perché uccidono animali selvatici e anche inquinano in modo incredibile l'ambiente e sono pericolosi anche per i nostri animali domestici e per noi. Quindi la soluzione sono i repellenti. Solo che finora tutti i repellenti che sono presenti sul mercato sono dei repellenti, diciamo, blandi, che funzionano quando veramente il topo ha voglia di allontanarsi. Noi abbiamo pensato di fare una cosa diversa, di costringerlo ad allontanarsi, quindi di dargli una serie di motivi così stringenti, una serie di elementi così forti che lo inducessero assolutamente ad allontanarsi. Quindi abbiamo inventato una parola che si chiama multirepellenza sensoriale, che è accompagnata da un insieme di stimoli negativi per cui il topo si allontana. E senza ucciderlo. Mi chiederete dove va a finire il topo? E io vi rispondo che noi abbiamo esattamente quintuplicato il numero dei topi da quando li ammazziamo in modo indiscriminato. Negli anni 50 sono stati inventati i pesticidi, i repellenti che noi, scusate, i anticoagulanti che adoperiamo adesso, e negli anni 50 c'era un rapporto 1, 2, 3 uomini, 1, 2, 3 topi, adesso siamo 1 a 15. Nelle città più a rischio, 1 a 12 nelle città normali. Questo perché? Perché uccidendoli acceleriamo il loro processo di riproduzione. Ci sarebbe da raccontare un'intera serata aneddoti sui topi e ne rimarreste affascinati, come ne sono rimasta affascinato io, perché è l'animale più cacciato nel corso della storia dell'umanità ed è quello unico che sopravvive dopo un bombardamento nucleare. Perché è stato fatto questo test e in Polinesia, dove i francesi avevano fatto degli esperimenti nucleari negli anni 50, dopo 10 anni sono tornati gli uomini tutti bardati, eccetera. Che cosa hanno trovato? Topi grossi così, che pescavano, perché non c'era nulla in quell'ambiente che gli potessero nutrire. E noi parliamo di un'intelligenza superiore anche alla nostra e dobbiamo convincere questo signore ad allontanarsi e non darci fastidio. Io vedevo che lei voleva intervenire. Sì, infatti mi aggancio proprio alla parola intelligenza. Io quando ho letto il progetto, perché ho valutato i progetti delle upstart, sono rimasta molto colpita da una cosa, che nella comunità, quando arriva un prodotto nuovo, quindi un nuovo topicida, la comunità decide di sacrificare un Sì. topo anziano. E se lui muore, gli altri non mangiano quel prodotto. Io sono rimasta veramente Sì, stupita da questa questa è cosa. una cosa incredibile, guardi. Mi chiedevo anche se si applicasse la stessa cosa al genere umano, insomma, No, vabbè, lasciamo gli uomini perdere. non conoscono, diciamo, È quello che incredibile è. però Allora, questa cosa. realmente noi pensiamo che uccidendo il topo, la cosa più semplice, noi vogliamo avere il topo morto, lo vogliamo vedere. In realtà il topo morto è entrato in casa per morire, quindi ha portato le malattie, ha portato la Sì, contaminazione, ha certamente. danneggiato. Ma noi non ci rendiamo conto di una cosa, che i topi, proprio per il fatto che noi li cacciamo da decine, centinaia di migliaia di anni, da quando noi viviamo, perché il topo è concorrente con l'uomo. Figurate che un topolino così mangia 27 kg di cibo all'anno. Migliaia di topi in un ambiente in cui il cibo è un problema diventano una problematica seria per la sopravvivenza dell'uomo. Quindi il topo deve essere ucciso. Che cosa succede? Quando viene messa un'esca, il capo di questa colonia manda avanti il topo kamikaze, che è il più vecchio sacrificabile. I topi praticamente guardano quel topo che cosa succede.
succede a quel topo che ha mangiato l'esca, se lui non muore l'esca è commestibile. Se lui muore succedono tre cose. Primo, la colonia non mangia più il veleno perché lo collegano. Secondo, si chiama, io lo chiamo processo di mitridizzazione, vi ricorderete tutti Mitridate, re del Ponto, che mangiava poco poco al giorno un po' di veleno perché aveva paura di venire ucciso e alla fine sviluppò resistenza, poi venne ucciso con una bella coltellata, però lui sviluppò la resistenza. La stessa cosa fanno i topi, ne mangiano pochino 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 ogni giorno di più finché diventano resistenti. In Inghilterra oggi i topi non solo mangiano le esche perché gli piacciono, ma vengono uccisi con le pistole, perché non c'è verso più di ucciderli con i topicidi. La terza cosa, e poi mi taccio, è che il topo femmina si accoppia, quando si accoppia con 500 maschi, per questo noi parliamo di prostituzione utilizzando la parola del topo femmina, tutto questo sperma non lo perde, lo contiene in una sacchettina. Si diceva in Sicilia, io sono siciliana, che i topi femmina rimanevano incinte passando vicino allo zucchero. Bene, il topo femmina non ha più bisogno del maschio per riprodursi, perché in questa sacchettina, si chiama ritenzione degli zigoti, trattiene lo sperma, e quando il capo colonia dice guardate è morto un topo, le femmine che non avevano programmato una riproduzione, perché loro si riproducono 4 volte l'anno, avviano un processo di riproduzione accelerata, prendono lo sperma, si autofecondano, quindi abbiamo ucciso un topo e nel giro di 2 settimane ne sono nati 300. Per questo noi abbiamo 15 topi per ogni uomo. Non si devono uccidere i topi, ma non lo dico io, lo dice la comunità scientifica mondiale. Dottoressa, interessantissimo. Lo so, ma parleremo di topi per tutta la vita. Parleremo veramente, parleremo a lungo di questo argomento. E questo è un prodotto made in Italy, è frutto del nostro cervello e dell'Università Federico II di Napoli, quindi un'intelligenza anche campana. È nato con i buoni auspici, diciamo, della Campania. Speriamo che possa andare avanti nel mondo. Grazie, grazie a Carla Delfino.